Alle mie spalle la pit lane del Paul Ricard, che è pronta ad ospitare la 24 ore del Bol d'Or. Parliamo di endurance, di una gara diversa da tutte le altre. Qui non si tratta solo di essere i più veloci in ogni giro di gara, si tratta di avere una strategia che funziona, di avere piloti che riescono a trovarsi a proprio agio su una moto pensata per scendere a compromessi per tutti e tre, quindi fare in modo di avere uno stile di guida, un setup della moto che si adatti bene a caratteristiche dei tre piloti, che tra l'altro devono essere anche fisicamente simili tra di loro, e soprattutto una grande, grande prova per le case che partecipano. Il rettilineo di 1,8 km del Mistral è il banco di prova assoluto per il mondo dell'endurance. È l'ultima tappa del campionato 2023. C'è Honda FCC TSR che può laurearsi campione, ma c'è una partita apertissima. C'è BMW in gioco, c'è Suzuki Sergio Yoshimura, c'è Yamaha ovviamente con Yart, il nostro Niccolò Canepa, che è secondo in classifica, quindi se la può giocare fino alla fine. Per me la prima esperienza in un paddock endurance, devo dire che già dalle prime battute, dall'ingresso nel paddock, si respira un'aria diversa rispetto a quella del motomondiale o della superbike. C'è un clima che da un certo punto di vista mi ricorda quello che ho sperimentato al TT. Tantissima passione in Francia, tantissimi motociclisti stamattina per strada che raggiungevano il tracciato. È un evento insomma davvero molto sentito. I vari parcheggi all'esterno del tracciato si stanno riempendo letteralmente di moto, tra l'altro molto bello vedere che c'è una varietà assoluta di moto di ogni genere, quindi i motociclisti francesi vengono in massa qui a Paul Ricard per sostenere i piloti. Ci sono tanti eventi organizzati nell'arco delle 24 ore, concerti, intrattenimento per il pubblico, c'è tutto un mercato che dopo vi farò vedere con tantissima memorabilia, oggetti, si vende, si mangia di tutto, insomma davvero una grande festa del motociclismo che è pensata per intrattenere, per far divertire per 24 ore durante le quali i piloti danno il massimo su uno dei tracciati più impegnativi del mondo e mettendo soprattutto alla frusta delle moto che sono pensate per essere portate al limite per questa lunghissima distanza di gara. Vediamo un po' come va questa grande avventura in Francia. La mattina del Bol d'Or c'è una grande festa nel box perché si parte anche per il Classic Bol d'Or, la seconda manche. Ieri sera, già lo prima della gara, hanno fatto la prima manche di un'ora. Stamattina invece le superbike dal sapore vintage proveniente dagli anni 90 fino agli anni 80 scenderanno in pista per quest'altra manche. Tra poco chiude la pit lane per permettere ai piloti con i loro bolidi con qualche anno sulle spalle di scendere in pista. Vi faccio vedere cosa si può vedere davanti al box sempre. Con Silvene è facile perché si può parlare italiano, perché è un grande pilota e anche un grande poliglotta. Silvene, oh no, l'italiano adesso è un po' meno. Un po' meno. Prima era meglio con l'Aprilia, ma adesso è un po' più difficile. Allora Silvene, tu per prima cosa stai cercando di rubarci il lavoro, perché io ho visto i tuoi video su YouTube e sei davvero bravissimo. Sei bravo a spiegare come si va in moto, i segreti. Sono davvero di video che vedevo, infatti invito tutti i ragazzi che seguono GP1 di andare sul canale Silvene, perché ci sono dei video fantastici su come si guida in pista, sulla tecnica, davvero complimenti. Sei Grazie. Bravo come pilota, ma ancora più bravo come youtuber. Senti, allora, siamo qua al Bol d'Or, è l'ultimo appuntamento della stagione. Ora, tu sei un pilota che ha attraversato delle epoche, no? Tra Superbike, MotoGP, Tester. Qui però quello che mi piace è respirare un'atmosfera più pura. Mi sembra che ci sia tanta passione
poi qui in Francia l'endurance è molto sentito, c'è questa cosa di avere un contatto con il pubblico maggiore qui? Sì, questo campionato è un po' differente, sono gare molto difficili, è un'atmosfera che è differente, no? con il pubblico, ma anche con le squadre. Cioè, è un'esperienza differente, ma molto difficile. Molto difficile perché qua, ragazzi, ricordiamo che c'è il Mistral da affrontare, che poi è il nome del vento che c'è qui, sì, che è un rettilineo di 1,8 km, dove voi andate full gas in sesta, prima hai detto 320, anche 340 in scia, due moto. Sì, dipende dalle scia, sì, e anche del vento. Sì. Ma come si fa a fare 24 ore full gas? Perché quella... Pensare di andare in moto per tanto tempo, avere quella tensione addosso, cioè, secondo me è un'impresa sportiva incredibile. Sì, anche di notte non si vede niente. Ma non, si vede pochissimo. No, è una gara prima che è molto difficile, specialmente per i motori, perché tanto carica così non è buono per il motore. È veramente un test molto difficile per la meccanica. E dopo è difficile anche per i piloti, perché 24 ore così è sempre, 24 ore è sempre molto difficile fisicamente, ma anche mentalmente. Sì. Sì, beh, senti, una cosa ti voglio chiedere. Suzuki è una squadra fantastica, Serhii Yoshimura nell'endurance è un simbolo, no? Perché alla fine è una delle squadre più titolate, ha vinto in... cioè... C'è Greg, il compagno che abbiamo intervistato. Lui non parla italiano, sì. No, lo so, abbiamo intervistato in inglese, grazie. Fantastico in inglese. Cosa significa per te correre in questa categoria? Tu pensi che questo sia un po' anche il tuo futuro? Oppure tu pensi che dopo il tiro di Suzuki, la ruota di testa in MotoGP, possiamo aspettarci vinto lì di nuovo magari nel paddock Superbike in qualche altro ruolo? Che so che interessa a qualcuno. Adesso con... questa squadra in endurance, la squadra di Seat, è una squadra storica, no? Sì. Storica, da 40 anni, la storia con Suzuki. Yoshimura è venuto con me nel 2021, e abbiamo fatto questo 3 anni insieme, che è stato bellissimo, specialmente all'inizio, perché avevo vinto subito 24 ore Le Mans, Boldore e il mondiale, e dopo è stato un po' più difficile, ma l'endurance è questo anche, è una disciplina molto difficile, e con Suzuki sì, abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto il BSB all'inizio con la nuova GSX-R e abbiamo vinto la prima gara per Suzuki qua. E dopo il programma con il MotoGP, il test team e questa natura in resistenza. Ma questa è la mia ultima gara con Suzuki, e dopo l'anno prossimo c'è un programma differente, una sfida nuova. Allora, io purtroppo non parlo tedesco, ma posso dire che l'anno prossimo impari il tedesco. Sì, adesso non parlo anche, questa è una nuova esperienza. Allora, quest'anno ci organizziamo tutti e due per studiare, perché l'anno scorso insieme a Toprak dobbiamo imparare a parlare tutti tedesco, diciamo così, per non dire troppo, però Sylvain è l'ultima esperienza dell'endurance, secondo me ha lasciato il segno in questa categoria con la tua velocità, con la tua professionalità. Sylvain per me è uno dei più grandi professionisti con cui mi sia mai capitato di parlare, tra tutti i paddock che ho visitato. Sempre disponibile, sempre col sorriso, sempre super professionale. E tra l'altro, sì, beh, qua c'è il tuo figlio, c'è il maschio più grande, ah? Sì. Che lui, lo sapete, c'è la famiglia dei Ginters. Fatti un po' vedere. Hello. Ciao. Ieri mi ha raccontato che a lui piace perché lui è il maschio più grande della casa, e piace perché le due sorelle più grandi lo importunano, gli dicono cosa fare, invece lui viene qua col papà perché lì sta tranquillo, sa che può fare quello che vuole. Ma come me, sta scappando. Sta scappando. Sì, beh, grazie, oggi grande impegno, bocca al lupo per l'ultima, cioè, 24 del Boldore. Ciao. Tra gli eroi un po' del paddock dell'Endurance c'è qualcuno che con GP1 conosciamo abbastanza bene, perché Greg è stato con me quest'estate al Tourist Trophy, era lì con Motul, per insomma vivere questa esperienza,
Quindi parlerò con lui proprio di questo. So Greg, the last time we met we were on the Iron Man. Yeah. It was a different world from here, but I feel here the passion is the same. A lot of passion around these endurance and this Boulder. What you can tell me about this? Yeah, for sure. As you said, last time we saw was in the Iron Man. It was a great event, a lot of passionate people. And also here in endurance, that's what we find in the two worlds, is a lot of passionate people. People love riding, love bikes, love the all the mechanical side. So yes, it's a really nice place to be, and happy to see all these people here. And another question is about this beautiful, beautiful bike, because it's not younger anymore, you know, it's becoming still old, yeah. But it's still fucking fast. Yeah. Now you're second on the grid. Yeah, second on the grid, and I think it's like, you know, good wine, good French wine. Older it gets, better it is. So it seems like, yeah, we've got a good package here in Boulder. Castellet Circuit has always been pretty good for us here. We've always had some good results. We won the race two times here. So hopefully this year we can get another good result. The bike is fast, you know, so we're only 14 thousandths of the pole position. So a very, very small gap for endurance. And we've got our race spec bike. So yeah, really happy with the qualifying. Now looking forward to the race. Greg, can you explain me the differences between you and the other two guys, Sylvain and Etienne? Because the most important thing here is that you ride the same bike, but you are three different riders, you know. Everyone has his own style. So how much is difficult to understand this, to make the bike working with all of you? Yeah, it's always specific to endurance to have one bike with three riders. First thing is to have three riders which are pretty similar size and similar weight, because then set up the suspension is much more easy. And of course then it's a compromise between the setup of each rider, as you said, the style of each rider. We're lucky to know each other quite well with Sylvain and Etienne, and we've got pretty similar riding styles and the way of riding the bike and the way of setting it up, so we agree on the bike setup. So it's much more easy for us, as we know each other well, to set the bike up. So we're lucky on that side compared to some other teams where there's really tall guys or really small guys on the bike. So yeah, it's a compromise, but we managed to get a pretty good setup to what we would like personally. And the last question is about the set, because this is like a legend for this paddock. This is maybe the most important team. On the historical side, the story is fantastic, amazing. So much victory, so much titles. You feel like you are one of the luckiest guy here, because you run with these guys. Yeah, I mean, for sure, when I started endurance in 2008, so this was quite a long time ago, my dream was to be in this CERT team, because they were, like you said, the biggest team, the most results, a legend team. So it was a really pleasure to enter the team in 2017. But it's also pretty hard, because after you need to be performant, you need to be good. And now I'm really part of the Suzuki family, the CERT family, and we managed some great results together, two world championships, a lot of race wins and a lot of podiums. And now with the Yoshimura also, the Moto will be behind. It's a great big family, and it's an honour to be part of this team, and I think we've made a lot of history together, and hopefully we can continue this weekend and the other races. So, good luck for the race, okay? Thank you, mate. Thank you, Marco. Questa è un po' la parte che odio del mio lavoro. Vorrei farvi vedere le moto in pista. Sono qui a, diciamo, 100 metri da me, cioè l'inizio del rettilineo del Mistral. È una poesia, ragazzi. Vedere le moto che si lanciano qui nella doppia destra che precede poi il Mistral e vanno su questo rettilineo che raggiunge, sfiora i 2 chilometri di lunghezza, è davvero una sensazione straordinaria. È una 24 ore ma vanno fortissimo, piegano come se fosse il mondiale superbike, hanno un ritmo davvero elevatissimo, tutti molto tecnici. È chiaro che vedi la differenza tra piloti meno esperti, magari più tra virgolette amatoriali, e veri pro della categoria. Ma in ogni caso guardarli tutti è davvero fantastico. Adesso ci spostiamo, il Mistral è lì e ci aspetta. L'endurance è una grande sfida per squadre, moto, piloti e anche per i gommisti. Sono qui con Steven Newman di Pirelli e vi ricordo che con lui ho fatto l'anno scorso un'intervista a Magny-Cours durante un bel Pirelli Day e l'ho trovato qui col casco che girava, sconvolto perché non ha dormito, è stato qua. Il casco è diverso dall'altra volta. Il casco è diverso dall'altra volta, che lui ha girato, ma pure fortissimo, comunque. Steven, senti, mi spieghi un po'
qual è la sfida per un gommista come Pirelli di un endurance? Beh, praticamente l'endurance è diversa da tutte le altre categorie, perché hai moltissime condizioni diverse, nel senso che con questa gara siamo partiti con delle intermedie, poi piano piano siamo cresciuti verso una pista che si è scaldata e poi nella notte tanto 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 vento, quindi devi aggiustare veramente molto bene le pressioni, perché sennò non riesci a durare un stint e quindi devi fare, sai, avere un entro due di avere performance e endurance, perché sennò se cala la gomma dopo 10 giri ne hai ancora 15 da fare, quindi è un po' tosto, sì. Che poi, dicevo che è una sfida per i meccanici, per i piloti, per tutti, ma anche loro. Io sono passato ieri sera, stamattina presto, sono sempre le stesse persone a smontare, a montare, ad andare nei box, cioè loro fanno una endurance anche loro, tutti quanti. Anche noi, loro. Guarda, da mezzanotte ho fatto 16 km. Quindi... Solo, dai! Dai, comunque, io penso che questa sia un'altra categoria dove Pirelli si impegna, per poi portare, no, questa tecnologia sul prodotto di serie. Quanto imparate durante una endurance rispetto magari alla Superbike? Allora, devo dire che le gomme che usiamo sono le gomme di serie, non sono le gomme di sviluppo o altro, sono gomme di serie. Quello che puoi comprare in ogni negozio sono quelli che giriamo qua. È solo che devi adattare la gomma rispetto alle condizioni, al circuito, al pilota, al team, a cosa vogliono fare. Se un team vuole fare un stint con un set di gomme, allora cambiano a ogni stint. Poi se uno vuole fare una strategia tipo stock, allora fa 4 stint col front, 2 col rear, e questo lo possiamo gestire bene. Poi nel EVC ci sono alcuni che, rispetto al budget che hanno, preferiscono avere una strategia stock, okay. Però diciamo che è una strategia forzata, esatto. Però poi dall'altra parte ci deve essere una gomma che tiene per 4 stint, per 2 stint, quindi certo. Quella è la sfida, secondo sì, me. Sì, guarda, qui ad esempio per fare 4-2 possiamo usare sia la 2 che la 3, mm-hmm. SC2 o SC3. Però con gli altri team usiamo sia la X, la 0 o la 1. Mm-hmm. Quindi... sono le stesse poi della Superbike, no? Esatto, uguale. Uguale alla Superbike. Quindi è quello che è veramente bello, perché con le nostre gomme puoi fare track day, come abbiamo fatto noi l'altra volta, puoi fare Superbike e puoi fare Endurance. L'anno prossimo Moto2 e Moto3, poi tra l'altro del PM, un'altra sfida nella sfida. Lì magari sarà qualcosa di un po' diverso, però... Sì, sarà un po' diverso, però lo spirito rimarrà uguale. Ok, grazie Steven, ti lascio andare che lui è distrutto, ragazzi. Quando mi ha visto proprio si è gelato il viso perché sapeva già che gli ho rotto le scatole. Bocca al lupo per il resto della gara, ok? Grazie. Ciao. Si sta svuotando il parcheggio del Paul Ricard. Penso sia giusto chiudere questa avventura al Boldor qui. Cos'è l'endurance? L'endurance è passione, è voglia di superare i limiti meccanici, i limiti umani. Pensate di restare in moto per stint lunghi di 45, se non di 90 minuti, flat out, a dare sempre il massimo. Suzuki con Yoshimura Sert ha vinto questa edizione 2023 del Boldor, Niccolò Canepa ha vinto il titolo gridato con Yart Yamaha, ma al di là dei risultati della pista, quello che mi ha insegnato questa esperienza al Paul Ricard è tutto lo sforzo umano, tecnologico, tutta la passione poi che c'è in Francia per l'endurance, una disciplina così particolare, così difficile. Nel box i ragazzi delle squadre non dormono, vivono le 24 ore, i gommisti che devono restare concentrati, non possono sbagliare niente, piloti che riportano le moto al box, magari facendo più di un chilometro di pista per una rottura meccanica, per inseguire un sogno. Devo dire che l'esperienza dell'endurance è totalmente diversa rispetto a qualsiasi altra esperienza che possa aver vissuto in pista. Mi ha colpito tutta la passione qui in Francia dei tifosi che sono accorsi in massa. Le tribune erano piene ieri alle 15 al momento della partenza, erano piene oggi alle 15 al momento dell'arrivo. Tanta tensione nell'area, gli ultimi 10 minuti vissuti nel box Yoshimura Sert carichi di tensione, perché sarebbe bastato niente per mandare in fumo uno sforzo enorme come quello che serve per vincere una 24 ore. Grazie a Suzuki per questa bella esperienza, è una di quelle tappe che mi resteranno secondo me nella mente, uno di quei ricordi, un po' come il Tourist Trophy, la prima gara in MotoGP, la prima tappa della Superbike.
Il motociclismo è sempre fantastico, l'endurance riesce a restituirti delle sensazioni uniche, particolari, che puoi vivere solo in un paddock del genere. Davvero, grazie Suzuki.